Allora, Alessi, che novità ci sono? È stato nominato questo nuovo amministratore di questa società anche perché in questo momento Morla non è in grado di poterla amministrare, peraltro perché è indagato e oltretutto è stato completamente bloccato per quanto riguarda qualsiasi, anche perché oltretutto sono saltati fuori una serie di conti correnti in tutti i paesi dove ha vissuto Maradona, da Cuba al Venezuela, oltre che a Buenos Aires, Dubai, anche in Bielorussia, dove lui è stato anche presidente della Dinamo Brest. Per cui diciamo i soldi sono veramente tantissimi. E in più ora ci sono anche tutti i figli. A me non piace quando si dice saltano fuori i figli come se fossero degli approfittatori. Maradona sapeva dell'esistenza di questi figli ed è giusto che questi figli vengano riconosciuti. Se hanno dei diritti, non è perché c'è questo atteggiamento della serie ora saltano fuori i figli ovunque. Se sono figli, vanno tutelati e la legge lo deve fare. Punto. Sei d'accordo? Adesso vediamo le notizie dal Venezuela. Sì, dimmi. Completamente d'accordo con Roberto Alessi, parole sagge, parole d'amore, se sono figli e se saranno riconosciuti hanno tutti gli stessi diritti. Del resto, ecco, si fanno tante polemiche, ma fare figli non mi sembra sia un reato. Quindi Maradona era uno molto generoso, non ha fatto mai mancare nulla ai suoi figli e se sono figli che hanno diritto ad essere riconosciuti avranno lo stesso trattamento, gli stessi diritti degli altri figli. Che lo ripeto, sono i veri eredi di Maradona. Tutti gli altri, quelli dovranno essere sottoposti a indagini nel tribunale, accertamenti fiscali, legali, dell'autorità giudiziaria. I veri eredi sono i figli di Maradona, tra i quali non c'è nessun contrasto al momento. Allora, raccontiamo questa Però. faccenda, scusa un attimo Alessi, raccontiamo questa faccenda con il Venezuela. 50 milioni di dollari, ok? Credito che vantava, dicono, adesso ci confermerà o meno Pisani, che vantava nei confronti del Venezuela. Vediamo un po' questa copertina, mai riscossi prima, eh? Allora, me la spiegate questa cosa di tutti questi soldi che lui. Carlo, tu Beh, intanto sei bisogna informato su verificare, bisogna, questo? sì, sono abbastanza, ma bisogna verificare se questi soldi Di affari che lui ci aveva in sono Venezuela, davvero, probabilmente, se affari in queste economici. dimensioni è diciamo, una cosa che avviene normalmente per chi vive, adesso appunto anche qui cerchiamo di tenere i giusti binari, è una cosa che avviene normalmente per chi vive in tanti paesi e per chi ha diciamo, degli affari globali, per cui Sì. naturalmente tu i soldi ce li hai sparsi diciamo, in vari paesi del mondo. Sorprendono questi soldi del Venezuela che sono veramente tanti in quel paese lì, Sì, ecco, quindi 50 milioni. è veramente tanto. Quello che mi sento di dire è che a un certo punto Maradona ha perso il controllo di questi soldi, lo ha perso direttamente perché attraverso questo paglietta, come li chiamiamo a Napoli, questo Morla, purtroppo come dire, non ha avuto più il controllo. E lo dico anche guardando Angelo Pisani, perché Angelo Pisani me lo ricordo avvocato di Maradona a Ma lui è Napoli, ancora, perché lui ha me lo ancora una ricordo quando procura aveva un per alcuni rapporto diretto, affari. perché sappiamo tutti che a un certo punto gli è stata negata addirittura di sentirlo, di vederlo Maradona da Sì, questo Morla. esatto. Mi ricordo di Angelo Pisani che aveva questo rapporto, e ci metto veramente due mani sul fuoco, questo rapporto totalmente disinteressato rispetto a Maradona, era un rapporto come dire sentimentale. Sì.
E fino ad allora le cose di Maradona sono andate bene. A un certo punto è capitato qualcosa nella testa di Diego che lo ha portato ad affidarsi a persone sicuramente non affidabili. Allora, Poletti, tu avrai letto sicuramente, no, la figura di questo Morla, di questo avvocato, e adesso, ad esempio, su questa questione dei soldi del Venezuela, che sono veramente tantissimi, si parla di 50 milioni di dollari, ecco, di affari che lui probabilmente aveva in Venezuela, di attività, ok? Ecco, ora ci chiediamo se poi questo genere di affari, chi lo deve gestire, cioè lo dovrà gestire sempre Morla, visto che aveva in mano probabilmente delle procure? Poletti. Io penso che sarà una vicenda lunga, intricata, che si favoleggi anche sulle cifre, e quindi si perderà negli anni il bandolo di questa matassa. Quanto ai figli, sono d'accordo, scusami se torno ai figli, sono d'accordo con quello che ha giustamente detto Roberto Alessi: non è un reato fare figli, e soprattutto ci sono dei moderni strumenti, non è che si mettono lì e si guardano le somiglianze, ci sono dei moderni strumenti per stabilire se uno è figlio o meno, e quindi si facciano avanti tutti quanti siano, e poi da lì si riparte. Sarà una battaglia comune di tutti questi aventi diritto anche andare a scovare nel corso degli anni, perché ci vorranno degli anni, tutte queste ricchezze delle quali si favoleggia. Certo è che sorprende poi vedere una persona con tante disponibilità, circondato da tanto affetto in tutto il mondo, fare quella fine lì, quello fa davvero davvero riflettere. Ma lì qualcuno deve pagare, qualcuno dovrà pagare assolutamente, lo devono a Maradona, ai suoi familiari, a tutti noi tifosi di Maradona, perché Maradona è il nostro essere stati adolescenti, cioè, quindi ci devono assolutamente dare un colpevole rispetto a quella vicenda. Certo, rispetto a quello che gli è successo, Federico. Ma io non sono sorpreso che Maradona, nonostante la cifra sia molto ingente, abbia diversificato tutti i suoi investimenti, anche con quel fare un po' pazzo che lo contraddistingueva, del quale io mi sono francamente innamorato, quindi è una vicenda lunghissima, e non mi sento di fare il sospettoso dicendo chissà quei soldi che roba sono, perché uno come lui può investirli, avrei investito in mezzo mondo. Prego. No, volevo sottolineare che quei 50 milioni non sono solo investimenti, ma sono proprio dei soldi che lo Stato venezuelano deve a Maradona. Ah, oltretutto, io so crediti allora. Lo Stato venezuelano deve a Maradona per cosa? Probabilmente per delle attività. Avrà fatto. Non si sa attualmente come. Ricordo però che Maradona era intimo di Hugo Chavez, che veniva visto come da altri paesi internazionali, tra cui gli Stati Uniti, come un nemico. E per cui è stato un testimonial estremamente importante per quello Stato e per quel presidente, che è un presidente per alcuni veniva visto come un populista, un eroe legato al popolo, e per altri invece solo un dittatore. Pisani, intervenga lei quando vuole. Ma no, diciamo, sulla cifra ovviamente vi posso dire solo che è incalcolabile. Non è vero che soltanto il Venezuela che è in debito con Maradona, c'è Cuba, ci sono tanti altri stati. In ogni regione, città, paese, nazione in cui andava, Maradona faceva fiorire socialità, sviluppo, felicità, economia. Quindi i crediti di Maradona nel mondo sono veramente incalcolabili, al di là di quello che sia il rapporto singolo con il Venezuela. Ma chi si occuperà poi di calcolare tutti questi crediti? A mio giudizio gli unici legittimati dovrebbero essere gli eredi. Ora però ci sarà questa guerra tra gli eredi legittimi e purtroppo chi ha pensato di gestire negli ultimi anni e di riservarsi la gestione dei diritti di Maradona per il futuro, perché la vera eredità di Maradona è il brand. Sul brand Maradona si può costruire economia, lavoro, sport, felicità, socialità, religione, filosofia, cioè si può costruire, organizzare di tutto. Quindi pensate quanto può valere a livello planetario il codice Maradona, e il codice Maradona non può che appartenere agli eredi. Chiunque altro deve essere fermato dall'autorità giudiziaria.
La classica allora, guerra tra eredi e sciacalli, insomma. La classica guerra, sì, dice, tra eredi e sciacalli. Maluccelli, poi volevo parlare di questa scatola di pantofole di cui si sta parlando in tutti i giornali argentini, dove sembra lui tenesse un piccolo tesoro. Ma adesso ne parleremo, racconteremo di che cosa si tratta. Io non riesco a credere e a capire come un idolo del genere, con tutto quello che ci stiamo raccontando di potere anche economico, possa morire come è morto, da solo, dopo un intervento di neurologia, e quindi un intervento con cui si è aspirato un ematoma al cervello, che nella normalità prevede che una persona stia in ospedale dai 15 ai 30 giorni e poi faccia riabilitazione. Io non riesco a capire come si possa morire in questo modo, in questa solitudine, con tutto quello che è stato fatto, che ha fatto, per l'idolo che è stato per noi, per Napoli, per l'Italia, per l'Argentina e per tutti. Non riesco ancora a capirlo, spero che prima o poi qualcuno... Infatti ci sono degli indagati per omicidio colposo. Attenzione, perché ci sono degli indagati per omicidio colposo, non ci dimentichiamo che c'è un'indagine in corso. E che... allora, questo è il rebus che devono sciogliere l'autorità giudiziaria. Questa è la domanda a cui tutti quanti noi vogliamo una risposta, perché purtroppo è ovvio, noi lo dicemmo nelle prime trasmissioni, che Maradona è stato lasciato morire, e quindi bisogna indagare su chi era attorno a lui, su che cosa significavano quei video che sono stati mandati in giro, che cosa si voleva preconfezionare, perché hanno indotto Maradona a fare delle cose. Maradona purtroppo visto non era più capace di intendere e di volere, ma chi è che lo ha costretto in queste condizioni? Perché lo hanno lasciato morire, eh? Visto quello che si sta scoprendo, visto quello che si sta scoprendo, cioè questo tesoro potenziale, si capisce anche perché lo hanno lasciato morire. No, io tesoro punto. Senza potenziale, cioè un vero e proprio tesoro, affari per milioni di dollari. No, ma allora però, diventa una roba molto colposa. Se io ho spiegato. Allora, sentiamo Poletti, hai capito Carlo, quello che ha detto Puca, dice, con tutti questi soldi che giravano, insomma, non si può neanche più parlare di omicidio colposo, ma ben altro, insomma, che ci sia stata un'intenzione ben precisa. Anche qui. Per tornare al filo conduttore che ci lega, non è il caso solo di Maradona, caso che ovviamente viene trattato da tutti i media internazionali, ma pensate a quante persone che hanno un patrimonio ingente e magari vivono in provincia, viene riservato un trattamento simile, storie che non finiscono sui giornali, ma c'è sempre qualcuno pronto ad approfittare di una persona con ingente patrimonio che si trova in difficoltà. Questo mi veniva in mente quando ascoltavo la vostra discussione, che è un caso che riguarda Maradona, ma che può riguardare ciascuno di noi, quindi bisogna fare attenzione. Certo. Allora, parliamo di questa scatola di pantofole di cui si sta molto chiacchierando, ripeto, su tutta la stampa mondiale, e si dice, insomma, almeno voci autorevoli che arrivano dall'Argentina, si dice che Maradona avesse un piccolo tesoro nascosto e invece di tenerlo in cassaforte lo tenesse all'interno di una semplice scatola di pantofole. Ascoltate. Allora, sentiamo un po' Alessi, Roberto, si parla di questa scatola di pantofole, quale tesoro sarà mai stato là dentro? Forse qualche, non so, qualche monile, qualche gioiello
questa, magari qualche suo scatola. Ricordo, perché un tesoro può essere anche un ricordo, non è detto che sia qualcosa per forza di economicamente importante, magari semplicemente un tesoro personale, anche perché un oggetto appartenente a Maradona comunque vale un tesoro. Più che mai, ma questa storia della scatola dimostra che Maradona era sì un milionario, o forse addirittura miliardario in euro, di dimensioni incredibili, però viveva come un sottoproletario. Maradona non aveva la casa, non aveva una sua casa personale, e addirittura si era ridotto, come certi clochard, ad avere una scatola, e nella scatola teneva tutto quello che era il suo guadagno dell'ultimo periodo. Aveva firmato un contratto come testimonial per una marca famosissima di orologi, in parte sicuramente in denaro, ma anche in cambio merce, tanto è vero che sembra che in questa scatola fossero custoditi diversi orologi di questa marca famosa. In più anche questo anello famoso regalato dalla Dinamo per quando è stato presidente della squadra in Bielorussia, del valore di 330.000 euro. Dopodiché l'unica persona che in casa in fondo avesse riscosso la sua simpatia era questa cuoca, che l'avrebbe consegnata a un parente. I parenti sono stati tre che hanno frequentato la casa. Giannina, la secondogenita, Hana, la terza genita che ha avuto da un'altra donna, e il nipote, che dovrebbe essere figlio di Hana, una sorella. E per cui sembra che questa scatola, la cuoca, che era una persona evidentemente molto per bene, l'ha consegnata come l'ha ricevuta da Maradona, perché pare che Maradona a un certo punto facesse riferimento solo alla cuoca. Cioè, pensate, no? Come stava messo? Ecco, questo quanto cuore, lui si legava molto alle persone. Significativo, no? Sì, sì, legava alle persone, però con una famiglia, con tante persone di riferimento che lui poteva avere intorno, insomma, essersi legato alla cuoca, che sicuramente è una signora, perché poi abbiamo letto le sue dichiarazioni, è una signora che comunque si era affezionata anche lei a Maradona, che gli voleva bene, però non faceva parte, insomma, della sua famiglia stretta, ecco, in questo senso. Allora, diciamoci la verità, sì. Più che scatola, io non so se negli ultimi giorni era veramente una scatola o meno, ma Maradona, e io l'ho visto personalmente, aveva tutti i suoi oggetti che utilizzava quotidianamente, quindi con la linea orologi, in una borsa di marca che gli fu regalata anni fa dal padre di Antonio Luise, e lui portava sempre con sé per custodire, diciamo, orologi, catenine, oggetti preziosi, e l'ha sempre avuta con sé. Quindi più che scatola, che sicuramente fa più audience, però mi viene era una in mente, borsa di valore. Scusatemi, quel furto che è stato fatto quando Maradona era purtroppo era senza vita, ok? E c'è stato un furto nella cassaforte di quella casa che abbiamo purtroppo imparato a conoscere dalle immagini. Uno strano furto sicuramente, perché insomma sì. Mi pare, no? Comunque ci saranno state delle persone lì presenti, che poi sia avvenuto questo furto in casa, insomma, ha lasciato un po' tutti perplessi, no? Pisani? Anche su questo bisogna indagare, perché chi ovviamente era in casa è responsabile di mancata custodia, oltre che di omissioni, esatto, nei confronti di Maradona, anche di mancata custodia dei suoi beni. Quindi sicuramente qualcuno, mentre Maradona moriva, ha pensato ad approfittare e a portare via questi oggetti che erano custoditi in questa borsa, che io ricordo benissimo, che assomigliava a una scatola, ma era un bauletto regalatogli tanti anni fa dal signor Luise. Quindi qualcuno della famiglia? Qualcuno che era intorno a lui. Bisogna indagare su chi stava con Maradona negli ultimi anni, chi gli ha organizzato la vita. Ok. Io manderei Pisani in Argentina a fare le indagini. Manderei Pisani in Argentina a fare le indagini private. Per conto Pisani, delle perché famiglie. Lei non ha pensato di andare in Argentina per capire quello che sta accadendo lì vicino? Sembra che Morla si sia chiuso, diciamo, in una delle sue proprietà, che non parli più con i giornalisti, però insomma. Purtroppo sapete benissimo che anche causa Covid Maradona è dovuto morire in un momento di Covid, quindi è difficilissimo viaggiare. Questo poi sarà un problema che le autorità giudiziarie dovranno risolvere e durerà ancora per anni. Noi sentiremo parlare per anni e anni e anni del posto Maradona,
e ci sarà una risposta, ci sarà una verità. Certo. Speriamo. Allora, grazie. Poi ci occuperemo, insomma, di tutto quello che sta succedendo con la questione figli in questi giorni. Aveva scritto un libro, avvocato, su Maradona? Io ho scritto un libro che è L'avvocato di Dios. Ovviamente, diciamolo per tutti, l'avvocato di Dios non è l'avvocato Pisani. L'avvocato di Dios è Diego Armando Maradona, che è l'avvocato di tutti quanti noi. L'avvocato dei deboli, vabbè, l'avvocato comunque, delle insomma, persone. Ha scritto questo libro, per cui chi lo vuole leggere può una difesa a oltranza di Diego Armando Maradona. Grazie, grazie avvocato.